Ciao amici, allora non c'è stato verso scaricare perché avevo più di 70 camion davanti. Ora devo sganciare il semirimorchio che ovviamente ho scaricato. Devo accompagnare un mio collega in un posto solo col trattore e poi devo venire ad agganciare un altro rimorchio che va portato in un'azienda a caricare, perché stasera deve partire un mio collega con quel rimorchio là. Allora, qualcuno mi aveva chiesto di far vedere questo. Allora, questo qui è il freno di stazionamento del rimorchio. Tirandolo, avete sentito, ha fatto lo sbuffo d'aria, vuol dire che l'aria si è scaricata, quindi i freni si sono azionati, ora il rimorchio è frenato. Questa leva qua serve praticamente per alzare e abbassare le sospensioni. Vedi? Abbassa, alza e nella posizione centrale si va a livellare. Allora, il rimorchio è frenato. Ora andiamo ad abbassare i piedini, le zampe, chiamatele un po' come volete. Io le chiamo zampe in realtà. Allora, tiriamo fuori la sbarra qui. Deve bloccare per bene. Ok, la rimettiamo al suo posto in posizione neutra, se ci va. Ok, mono, sganciamo la ralla, perfetto. A questo punto saliamo sul trattore. Andiamo un pelo avanti. Ok, andiamo a sganciare i tubi. Sempre con i guanti. Allora, delle luci che io li tengo qui in modo tale che non vanno da nessuna parte, perché non hanno nessun alloggiamento, quindi li tengo qua. Il cavo dell'ABS lo mettiamo qui e l'automatico a posto. Chiudiamo tutto, scendiamo. Ok, allora a questo punto abbassiamo le sospensioni del trattore. Ok, andiamo avanti finché non usciamo da sotto il semirimorchio, piano piano. Buono, a questo punto livelliamo il trattore. Ok, a posto, sgancio effettuato. Ora accompagno un mio collega e poi torniamo qui ad agganciare il rimorchio da portare al carico per stasera. Ci aggiorniamo dopo, ciao. Ciao amici, allora, questo è il semirimorchio che ora dobbiamo agganciare. Già che ci sono, mi fermo, almeno metto la targa ripetitrice, visto che qui ce n'è bisogno. E poi andiamo ad agganciare. Allora, mettiamo la targa qui. Vale. Uno spostamento di pochi chilometri, però serve sempre. Oh, vale. Allora, facciamo il giro e andiamo ad agganciare. Anzi, guarda, qui c'è un posto vuoto. Facciamo così. Così dobbiamo fare un po' di slalom tra i vari detriti
Eccolo lì. Allora, agganciamo. Allora, vediamo di allinearci. Ok. Perfetto. Allora, abbassiamo un po' il trattore per farlo infilare bene sotto il semirimorchio. Anche troppo. Ok. Andiamo indietro piano. Ok, boh. Allora, andiamo ad agganciare, vai. Ciao amici, allora mi si era scaricata la GoPro. Comunque abbiamo agganciato, sono venuto a lasciare il rimorchio lì dove, insomma, dove dovevo lasciarlo, che devono poi caricarlo per stasera, che stasera parte un mio collega per fare un viaggio a Roma. E a questo punto io torno a prendere la macchina e vado a casa. Oggi è giornata molto tranquilla, fortunatamente, se abbiamo chiuso la settimana bene, dai, un venerdì così ci stava proprio a pennello. E niente, a questo punto vi saluto. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale cliccando qui sotto e attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace, un commento, condividete il video con i vostri amici. Seguitemi anche su Instagram, Ale lo Statale, e su Facebook. Buona strada, occhio vivo sempre. Ciao, bye.